Presentata questa mattina la statistica dell'attività edilizia 2013 del Comune di Faenza. In calo i nuovi nuclei familiari e gli acquisti di nuove abitazioni. Aumentano le pratiche di riqualificazione edilizia, mentre rimangono stabili i dati sulla popolazione. Questa mattina avete indetto una conferenza stampa per parlare di edilizia. Qual è il sunto di questo 2013? Come tutti gli anni abbiamo presentato l'attività dell'anno precedente con i dati riassuntivi statistici. Abbiamo che l'andamento generale della popolazione a Faenza si è stabilizzato. Rispetto al 2012 siamo calati di 16 abitanti, quindi pressoché stabile, dopo anni in cui la popolazione cresceva ogni anno di alcune centinaia di abitanti. L'altro dato generale che è interessante è che per la prima volta abbiamo un aumento del numero di componenti per nucleo familiare, quindi vuol dire che le famiglie stanno un po' più raggruppate, è un chiaro sintomo della crisi in cui andare a vivere da soli ha dei costi maggiori, quindi lo vediamo proprio per la prima volta, il numero delle famiglie cala, il numero della popolazione è stabile. Come attività edilizia abbiamo che prosegue il trend di questa crisi in cui non abbiamo nuove costruzioni pressoché azzerate. Abbiamo tantissimi interventi di riqualificazione e di sistemazione del patrimonio edilizio esistente, tant'è che il numero delle pratiche edilizie, nonostante la legge regionale di semplificazione che ha liberalizzato di fatto tanti piccoli interventi, il numero delle pratiche edilizie è cresciuto di molto. Siamo oltre 1.600 pratiche edilizie in un anno, però sono tutte pratiche molto, molto, diciamo, leggere e lo vediamo anche dal computo degli oneri di urbanizzazione che si attesta a circa 1 milione di euro, quando negli anni precedenti eravamo cifre ben più elevate. Dunque, conviene restaurare e non comprare. Conviene dal punto di vista che le famiglie, leggiamo da questi dati, vanno in quella direzione perché le risorse e l'insicurezza del lavoro non portano a fare investimenti più grandi. Invece, come comune, pensate di prendere qualche misura per sostenere chi decide di andare a vivere da solo, piuttosto che di comprare casa? Beh, abbiamo tutta una serie di accordi con le banche per l'accesso ai mutui, prima casa, di cui adesso non mi occupo principalmente. Però noi, dal punto di vista di normativa urbanistica edilizia, andiamo proprio in questa direzione, cercare di agevolare dal punto di vista anche economico, come oneri di urbanizzazione, come costi di monetizzazione delle aree dentro la città, cerchiamo di agevolare l'intervento sull'edilizia esistente. Questo si sposa con anche il bando che abbiamo fatto qualche settimana fa per ridurre le aree di espansione della città, che va nella stessa direzione, tenere la città compatta e densamente abitata per ridurre anche i costi complessivi della città stessa. Invece per quanto riguarda l'edilizia popolare, piuttosto che le case di proprietà o comunque gli edifici di proprietà comunali che vengono messi all'asta, come sta andando? Dunque, anche su questo abbiamo avuto lo scorso anno, a seguito di un cambiamento di normativa, un piccolo aumento delle domande di riscatto dei diritti di superficie, se è questo che intendeva. Per le case costruite in diritto di superficie, guadagnare la piena titolarità della casa. Poi, dopo questo picco avvenuto dopo la modifica delle norme, siamo tornati col trend, diciamo, precedente. Noi abbiamo un patrimonio edilizio pubblico molto elevato, abbiamo 8-900 appartamenti di edilizia convenzionata ERP-ERS. Lo strumento urbanistico prevede per nuovi interventi la cessione di ulteriori appartamenti in edilizia convenzionata, questo lo vedremo nella discussione del RUE, però vi sono strumenti per agevolare l'aumento e il consolidamento di questo patrimonio. Francesca Diletta per Faenza Web TV.